Primo giorno dell'anno, nuova divisa, bellissima peraltro, complimenti. Beh, i colori sono quelli della famiglia reale del Bahrein, quindi siamo molto contenti. Non vedevamo l'ora di poter indossare questi nuovi completi, poi oggi è un'occasione particolare. Primo dell'anno, l'abbiamo trascorso a Messina con i nostri genitori, quindi già giorno 3 si rientra a casa, diciamo nelle nostre abitazioni, perché qui ormai veniamo solo per fare, diciamo, come dire, le vacanze natalizie, festive ed estive quando capita. E niente, quindi siamo veramente molto contenti di poter indossare questa nuova maglia. I colori, come avete visto anche voi, sono molto belli, quindi non ci sono altre parole. L'altra novità bellissima è avere, insomma, tuo fratello qui accanto. Mio fratello si affaccia anche lui in una squadra molto importante del panorama World Tour, quindi ha fatto la sua crescita graduale, poi anche lui toccherà dimostrare, diciamo, di essere di altissimo livello per una squadra e nel giusto supporto nelle gare che servono. Qualche addetto ai lavori sostiene che l'Astana è un po' più forte e dovrete dimostrare il contrario. Bene, tirano loro allora. Noi siamo una squadra che sicuramente tutta nuova, partiamo dall'inizio, quindi tutto quello che arriva, che viene, è sicuramente una cosa molto buona. Abbiamo delle buone ambizioni, abbiamo una squadra molto unita, compatta, e questo sicuramente è molto più importante a volte anche di avere una squadra molto più forte. Quindi il gruppo sicuramente è un gruppo molto interessante, arriviamo alle corse con una buona motivazione, siamo tutti ben motivati e lo vediamo. Poi è chiaro, gli appuntamenti sono molto importanti, l'asticella è sempre spostata più in alto, però quest'anno con il Giro del Centenario sicuramente è l'avvenimento più importante della stagione e sarà lì che dobbiamo far vedere veramente la squadra. Che effetto fa? Bellissimo l'effetto, sicuramente, con mio fratello e poi soprattutto anche una squadra nuova. E obiettivi? Ma gli obiettivi ancora non li so bene, sono primo anno in una squadra World Tour, non sono facili, quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Enzo, terza grande esperienza fra i pro, cosa ti porti dietro la Liquigas e Astana e cosa ti aspetti quest'anno da Bari? Quello che mi porto sicuramente è un bagaglio di esperienza accumulata negli anni, quindi si cerca sempre di migliorarsi sempre, gli aspetti anno dopo anno. Dopo insomma la 12ª stagione mia, quindi sono molto importanti, ho iniziato con la Fassa Bortolo un solo anno, poi passando per la Liquigas e poi per la Astana, e ora siamo nel capitolo Bahrain Merida, quindi sicuramente, come ho detto, il bagaglio di esperienza è tantissimo e quindi si lavora tantissimo su quello di evitare gli sbagli che sono stati fatti in passato. Poi è normale, tutti gli anni non sono mai uguali, si riparte sempre da zero, è quello che dico sempre, no? È normale, siamo prima di tutto umani e poi se arrivano i successi siamo tutti più contenti, però l'importante è sempre dare il massimo. Hai pensato a qualche classica quest'anno? In questo momento no, perché arrivo in una parte di calendario che è molto difficile, perché sono stravolti comunque un po' i calendari. La Sanremo mantiene il suo classico percorso ed è giusto forse che lo deve mantenere così per dare uno spazio ai velocisti, non credo che sarò presente alla Sanremo. La Liegi-Bassoliegi è a ridosso del giro, quindi poi vedremo, perché il programma in questo momento prevede il Giro di Croazia in concomitanza, quindi non c'è la possibilità di essere presenti tutte e due. Ma la Liegi sostanzialmente è una corsa che mi piace tantissimo, l'ho sempre corsa e è chiaro, magari se non si corre quest'anno, per carità, non succede niente, però è chiaro che l'obiettivo è spostato un pochino più avanti.